La Iena Operaia da Reggio Emilia. Bene, la Iena Operaia, siamo a Reggio Emilia, a Reggio Emilia, a Bologna, io sono di Reggio, quindi siamo a Bologna, manifestazione della CGIL e siamo con Carlo Soricelli. Ci dice lui cosa fa? Universali. In che senso? Cosa curi tu? Osservatorio indipendente di Bologna, morti sul lavoro. Ecco, morti sul lavoro. Carlo, io ti vedo sempre, spesso anche su Facebook, che fai dei commenti, insomma, e dici che praticamente tutti se ne fregano, insomma, nessuno ha interesse per questa cosa qua. Ce lo vuoi raccontare da viva voce quello che sta succedendo? È così. Perché dietro anche ai morti sul lavoro ci sono degli interessi economici e politici enormi e quindi tutti quanti hanno i loro scheletri negli armadi. Ecco, io la penso così, perché sennò è impossibile che passino dei messaggi che i morti sul lavoro calano tutti gli anni, cali favolosi, mentre in realtà aumentano addirittura dal 2008, anno d'apertura dell'osservatorio, nonostante la perdita di milioni di posti di lavoro. Mentre calano i disoccupati, aumentano i morti. Esatto, aumentano i disoccupati, aumenta il lavoro nero, aumenta il lavoro precario e aumentano i morti sul lavoro. Dove c'è il sindacato, dove c'è la FIOM, dove c'è un rappresentante della sicurezza, i morti praticamente non ci sono. Cioè ci sono solo le aziende dove praticamente non esiste il sindacato. Non esiste il sindacato, è per quello che sono in piazza qua a difendere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, perché è fondamentale, perché lo scopo principale è quello di eliminare questo sindacato e di portare il modello Fiat in tutte le aziende italiane, cioè un sindacato succube delle strategie aziendali, un sindacato che non ha più nessun potere contrattuale. E io da pensionato sono qui. Carlo, io ho visto pochi giovani ancora, perché non se ne vendono tanti giovani in piazza, eppure ci sono che lavorano. Ma per forza, con tutto quello che hanno visto nel passato, guardate, un paese che vota per Berlusconi per 20 anni, un partito che viene dal Partito Comunista che praticamente diventa di destra e toglie l'articolo dello Statuto dei lavoratori che protegge da ogni ingiustizia e da tutto, lo protegge praticamente nella sua dignità. Ascolta, Renzi si dice uno di sinistra che sta cercando di riformare e dare dei diritti a tutti, tu come lo vedi? Renzi è uno di destra, messo lì dalla destra industriale, sindacale, politica e mediatica. Le chiacchiere sono poche. Quindi praticamente non è vero che difende i più deboli e cerca di dare dei diritti a chi non ce li ha. Ma no, perché anzi, non sta difendendo i più deboli, toglie i diritti a quei pochi che ce l'hanno ancora. Carlo, dov'è la sinistra oggi? Non lo so. Onestamente non so più, la sinistra è dispersa, ci sono milioni, milioni, milioni di persone che non aspettano altro che qualcuno ricominci a parlare di valori veri, che sono quelli dell'uguaglianza e della solidarietà. Ci sarà una persona che riesca a riunire tutte queste persone sotto una sola bandiera praticamente, perché è vero che è dispersa in mille rivoli la sinistra? Io penso che l'unico che potrebbe riaggregare questa sinistra dispersa è Landini. Lui, ognuno mantenendo le proprie opinioni, mantenendo le sue diversità, le sue idee, però Landini potrebbe farcela, ma non vuole scendere in politica e quindi è difficile. Voti Grillo? Non lo so. Voti Tsipras? Non lo so. Questo PD? No, di sicuro, e neanche i suoi alleati che qua in Emilia Romagna sono Sel e altri. Io non li voterò mai perché stanno appoggiando Bonaccini che praticamente è un renziano che vuole togliere lo statuto praticamente l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Quindi ci diamo la zappa sui piedi da soli praticamente. Sì, io non voterò mai questi partiti qui, anche se ho sempre votato lì, questa volta proprio deve cambiare, vada chi ci vada in Emilia Romagna farà sempre meglio di questi qua. Ecco Carlo, tu che hai tanti anni di anzianità, di lotta nel sindacato, no? Io te lo voglio chiedere perché sicuramente sai molto più di tutti. Il sindacato secondo te ha delle colpe o è immune da colpe? Tantissime colpe. Io, se tu hai letto il mio libro La classe operaia, andata. Sì, l'ho letto, sì. Anzi ti ringrazio, approfitto per ringraziarti, ecco, perché me l'hai mandato. Ecco, capisci quali sono le responsabilità, praticamente ci hai trovato in certi momenti isolati in fabbrica, ti sei trovato
con i sindacati, non voglio fare nomi, che praticamente appoggiavano il liberismo senza sapere che così portavano i lavoratori verso la disfatta. Quindi andrebbe riformato per certi versi anche il sindacato? Certo, secondo me sì. Rappresentanti dal basso. Che altro tornare alle origini. Dopo Di Vittorio c'è stato pochi dirigenti sindacali che sono stati all'altezza. Lo stesso Lama, che per me è stato uno che poi ha cominciato questo processo, che è lunghissimo, questo processo di degenerazione. Perché quando ha parlato Lama, ha cominciato a parlare e praticamente dicendo in conclusione che bisogna collaborare con l'azienda sotto tutti i punti di vista, ha stravolto il sindacato. Tantissimi, mi ricordo, negli anni 70 sono usciti dal sindacato e dal partito, quindi è un percorso lunghissimo, e dietro sono stati tutti i dirigenti di quella posta lì, chi più chi meno, però alla fine è stato così. Però parlando, guarda, del modello tedesco, il modello tedesco prevede che i sindacati ci sono nei CDA delle aziende e sembra che funzioni comunque là, perché da loro può funzionare, da noi no? I tedeschi hanno degli stipendi che noi ce li sogniamo, eppure il sindacato insomma là c'è, prende anche parte alle scelte delle aziende. Certo, potrebbe essere un modello, però qua in Italia non, secondo me non funziona, non può funzionare. Abbiamo una classe dirigente, una classe politica che non è all'altezza, sono dei nominati a vita che praticamente da quando hanno 20 anni fanno politica e fanno politica tutta la vita e non fanno mai delle scelte, perché si mettono in discussione i propri privilegi. Io come artista, da quando ho aperto l'osservatorio, ero un artista, poi tu sei di Reggio Emilia, certo. Lo sai, sono molto conosciuto in quella zona lì, mandate anche il titolo di maestro. Io sono stato emarginato a tutti i livelli come artista, ma non me ne frega niente. Io ho fatto cose importanti, sposo con Cesare Sabatini, però sento più in questo momento, sento più la vicinanza del mondo del lavoro che l'arte. Quindi insomma, come vedi il futuro, Carlo? La vedo molto male, perché questo potrebbero affermare ed arginare questa cosa la sinistra del PD, ma non hanno il coraggio delle loro azioni e non hanno il coraggio di fare delle scelte forti, perché bisognava al Senato votare no e cercare di andare alle elezioni. Ognuno si assume le sue responsabilità. Quindi questi qui, questi dirigenti, anche di sinistra, del PD, che tengono i piedi in due scarpe, però non mettono mai in discussione, come fanno milioni di lavoratori, i propri privilegi, non sono degni di essere rappresentanti dei lavoratori. È un voto rubato. È una cosa forte. Sì, è un voto rubato. Bene, Carlo, guarda, è stato un piacere scambiare due chiacchiere con te. L'abbiamo fatto anche attraverso il web, però dal vivo è meglio. Noi ti ringraziamo, sai che lo metteremo sul nostro canale La Iena Operaia, ci dai il permesso di metterla? Ma figurati, l'intervista. Speriamo nel bene. Non possiamo essere integrati al lavoro se il pensamento è legittimo. Ecco, un inconveniente da Bologna, Carlo Soriceri, il curatore dell'osservatorio sui morti sul lavoro con La Iena Operaia.